Siamo arrivati a quota 20.000 iscritti. In realtà no, siamo andati oltre, abbiamo già superato quota 20.000 iscritti. E per ringraziarvi di questa cosa, volevo fare un piccolo speciale per il canale, il primo vero speciale per ringraziarvi di un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme. E dato che siamo arrivati a 20.000 iscritti, mi sembrava idoneo aprire 20 bustine di Pokémon 151. Ho quindi acquistato un'intera confezione di mini team e oggi andiamo a sbustarle insieme. Ovviamente vi dico che questo è soltanto il primo video dello speciale 20.000 iscritti, perché mi piacerebbe aprire un'altra confezione di mini team insieme a voi. Fatemi sapere nei commenti se preferite in un video o addirittura in una diretta qui sul canale YouTube. E ovviamente non dimenticatevi di lasciare un mi piace, un commento e una nuova iscrizione per nuovi traguardi e quindi nuovi video speciali. E allora andiamo con questa, con i Pokémon elettrici, per la prima volta, dato che vogliamo trovare anche Zapdos, potrebbe essere la volta buona. Tra l'altro la prima mini team della mia vita, e abbiamo una moneta, va bene, di illustrazione con appunto la mini team e i due pacchettini, che sono la cosa più importante, no, in questo momento. Le comuni direi, oddio, mi sono spoilerato qualcosa, le comuni ci interessano poco, arrivati a questo punto ci interessano le Holo Reverse e ovviamente se c'è qualcosa in più. Ok, vediamo se c'è già, quella sembra un'olografica, se c'è un alternate art dovrebbe essere qui dietro, quindi andiamo a vedere. No, c'è Victreebel, che dovrebbe mancarmi però, e poi Ditto, che è molto bello ma ce l'ho già. Growlithe, Dragonair, Sidra, Kabuto, la prima olo reversa è Dratini, che ce l'ho già però, è veramente molto bella. Vediamo se c'è qualcosa qui, c'è qualcosa qui, qui dietro c'è qualcosa, alla seconda busta, alla prima mini team. Dietro Dratini, Holo Reverse, c'è Poliwhirl, bellissimo! Bellissimo! Ragazzi, devo dirvi la verità, questa credo che sia la carta più bella in assoluto di tutto il set di 151. Cioè, guardate quant'è meravigliosa. A parte che Poliwhirl è un Pokémon che a me piace tantissimo. Ma questa è veramente meravigliosa. E dietro Poliwhirl c'è Articuno. Ma chi se ne frega dei Pokémon leggendari? Chi se ne frega dei Pokémon leggendari quando c'è questa roba qui? Guarda che bello. Guarda che bello. Lo mettiamo nel suo bel top loader, che per il momento sarà la sua nuova casa. Tra l'altro ho trovato questo Dragonite, che immagino essere una sorta di omaggio del ragazzo che mi ha mandato le tin. L'ho trovato per terra. Andiamo a Zafferanopoli e apriamo la tin di Itmolli e Kadabra. Farfetch, Lapras, la pista ciclabile, Scyther, la prima reverse, Growlithe. Andiamo a vedere se dietro c'è qualcosa. Oh! Cazzo, c'è qualcosa anche qui? Ma che cazzo di mini team sono? Ok, invece dietro Growlithe c'è Bulbasaur! Meraviglioso! Meraviglioso! Ma cosa stiamo pullando, signori? È bellissimo! È Ma cosa stiamo dicendo? Ma che mini team abbiamo preso? Ragazzi! Minchia, questa botta di culo proprio non me l'aspettavo. Tra l'altro, dopo aver trovato Venusaur, ora ci manca soltanto Ivysaur qui, eh. Eccolo qui, Haunter, che è la prima reverse. E dietro di lui c'è Kadabra, ok. E Beedrill. Forse mi mancava Beedrill. Hitmonchan e Meo per tenere questa media incredibile. Charmeleon. La prima holo, anche se ce l'abbiamo già, è Persian, e sotto un'altra holo. Un'altra holo reverse che è Tangela, che probabilmente mi mancava. E dietro invece è Electrode, che forse è holo reverse, ma mi mancava holo. Ivysaur, Slowbro, Dewgong è la prima. Non c'è, però c'è Tentacruel. Molto figo questo Tentacruel, devo dire la verità. E dietro c'è Gengar. Mi mancava Gengar. È bruttino l'artwork di questo Gengar, perché, parliamoci chiaro, non è meraviglioso, però mi mancava, quindi sono contento. Volevo tenermela per il finale, però l'apriamo adesso perché è molto simpatica. Persian, sempre lui, Mach, molto carino, devo dire la verità. Flareon è la prima holo reverse. Oh! C'è qualcosa! C'è qualcosa dietro Flareon! Chi c'è? C'è Pikachu! Bellino! Io non amo le carte Pokémon con le persone, ma questo Pikachu è veramente bellino. Con tutti questi Pokémon e Pikachu che fa le robe. E dietro di lui Jolteon. Beh, direi che è una busta elettrica questa. Non c'è che dire.
Madonna, ragazzi, le mini tin sono benedette dal Signore. Per ora non sta andando per niente male, anche se Wigglytuff qui in mezzo c'entra poco e niente. Ma il bello è che non abbiamo assolutamente ancora finito. Abbiamo ancora tantissime buste da aprire e dobbiamo ancora trovare qualsiasi Pokémon della catena evolutiva di Charmander, Charmeleon e Charizard. Questa energia che dovrebbe essere, infatti sì, è proprio lei, Eolo, Ponyta, Poliwag, Pikachu. Stiamo trovando, manca solo Bulbasaur, no? Adesso per ritrovare le carte speciali. La pinza afferra Pokémon, non l'avevo mai vista. Kingler, la prima Holo Reverse è un domo fossile, interessante. A me non interessano gli addestramenti e quelle robe lì, però effettivamente questo fa parte del Pokédex, se ci pensiamo. E dietro, no, niente, un Holo Reverse, che è Psyduck. E manca l'ultima, che è Vaporeon. Carino, dopo Jolteon, Vaporeon, ci voleva. È il tuo momento, caro vecchio Scyther. Graveler, Arcanine, Kingler, Magnemite è la prima reverse. Dietro di lui c'è già un'altra art, c'è già qualcos'altro. Ma ragazzi, ma io ne compro un altro di questo di Minitin. Ne prendo immediatamente un altro, perché dietro Magnemite abbiamo... No, mi sono fatto un viaggio incredibile. Che epic fail della Madonna. E poi anche la doppia. Io avevo visto... Ma che cosa avevo visto? Luca, sei ubriaco, vai a casa. Sono già a casa e non sono ubriaco. Quindi dobbiamo rifarci con questa nuova busta. Ancora la pinza afferra Pokémon, ancora Kingler, iniziano ad esserci le doppie. Questo non l'avevo mai visto. L'adesivo energia non l'avevo mai visto. Dewgong è la prima Holo Reverse. Ok, questa siamo sicuri che non lo sia. E infatti c'è Seeking. E vediamo se... Oh, Omastar! Guardate che bella questa carta. L'artwork... molto figo. Mi è rimasto l'urlo incastrato in gola, quindi adesso dobbiamo per forza trovare qualcosa. Paras, Parasect, il carisma di Giovanni, Cloyster, la prima reverse è ancora Magnemite, vediamo se porta sfiga come prima. Eh no, c'è qualcosa di strano, ma questo dovrebbe essere un addestramento. Il trasferimento di Bill. Ok, non c'è niente di che, è infatti un altro ditto. Era questo che avevo visto. Questa era semplicemente strana, perché non ho ancora trovato un aiuto, addestramento, chiamatelo come volete, con questa roba qua. Dewgong, di nuovo, dietro Dewgong. No, non c'è niente di che, perché c'è Cubone, c'è niente di che, c'è un art della Madonna. In realtà è dietro Dragonite, che avevamo trovato la prima volta che avevamo aperto le buste. Ci siamo prepotentemente fermati a quelle tre carte lì. Orsi, Abra, Diglett, Drowsy, Dugtrio, Haunter, Hitmonlee, Tentacool è la prima, e dietro non c'è niente perché c'è Dratini che avevamo già trovato prima, e un altro Vaporeon, inizia le doppie. Dewgong, Hitmonchan, la pista ciclabile della prima Holo Reverse, e dietro c'è un'altra Holo Reverse che è Sidra, e dietro Machamp. Sono rimaste le ultime tre tine, io direi di tenere Gengar e Dragonite come ultima spiaggia. Dai dai che i pacchetti iniziano ad essere sempre di meno. E a tal proposito, se siete arrivati fino a qui e non avete ancora messo mi piace, significa che non vi meritate questo codice e altri contenuti simili. Energia, Sil, Doduo, Tentacool, Rattata, Persian, Mach, aiuto di Margi, Squirtle è la prima reverse, sì, nella seconda reverse, e c'è Beedrill. Come rovinare uno spacchettamento che era iniziato tanto bene. Andiamo a vedere queste due, codice, energia, e si inizia. Gastly, Paras, Voltorb, Krabby, Pinsir, trasferimento di Bill, Golbat, Magnemite è la prima reverse, Magnemite porta sfiga, e infatti dietro c'è un'altra reverse che però è Rapidash, che forse non avevo, non mi ricordo, e dietro Dodrio. Ragazzi miei, dovete fare il miracolo, siete due tra i Pokémon più iconici della prima generazione, e sebbene non adori Dragonite, ho fiducia in lui. Ultime quattro buste e ancora niente della linea evolutiva di Charmander e Squirtle, il che inizia un pochino a disturbarmi. Abbiamo la nostra energia base, abbiamo Eevee, abbiamo il domo fossile, questo è qualcosa, boh, Weedle, io non vorrei dire, ma mi sembra un blu
di Zapdos Alternate Art. Vedremo se ci ho beccato, se è un'illazione maledetta. E lo vedremo dopo questo Firo, perché io vedo qualcosa lì dietro, ragazzi. Io vedo qualcosa, ma non è niente, perché dietro c'è un'altra lore verse. Ed è Cubone. Però qui dietro cosa c'è? Attenzione, qui c'è un EX. C'è un EX ed è... No! Ce l'ho già. E poi è bruttissima sta carta e sto Pokémon. Va, come pool ci metto anche Dragonite che ci ha regalato, dato che è la sua team ed è l'ultimo pacchetto della sua team, è il terz'ultimo pacchetto in generale. E bisogna essere bravi adesso. L'Helix Fossile, Tentacruel, Snorlax, vedo un'altra roba blu e un'altra EX, Sandslash, Oddish. Sembra un holo reverse normale. Sì, Spearow. E allora c'è un EX qui dietro? C'è un EX? No, è Raichu. Ma io ormai mi illudo troppo. Ultima mini team. Ma ci siamo tenuti il meglio per ultimo. Vai, amico Gengar, non deluderci. Due buste, ragazzi. Due buste sono poche. Ma due buste possono completamente cambiare la concezione di uno spacchettamento. A partire da questa penultima. Con l'energia base metallo. Lickitung, Venonat, Pidgey, Metapod, Rapidash, Nidorina, Raticate, la prima holo reverse Pinsir, la seconda holo reverse Tangela, Articuno, ultimissima busta. E devo dire la verità, non mi sembra che ci sia chissà che cosa qui dentro. Però la speranza è l'ultima a morire. E quindi giriamo l'ultimo codice, l'ultima energia, le prime carte, le comuni, quelle che ormai abbiamo già, quelle che ormai non ci importano. Tauros, Primeape è la prima holo reverse. Metapod è la seconda holo reverse. E attenzione che però c'è un pulse e Jinx non rispondo delle mie azioni. Blastoise! Dai! Chiudiamo bene comunque. Chiudiamo molto bene, dai! Molto. Benino! Benino, mi mancava! E allora, togliendo Dragonite che ci è stato gentilmente offerto, 3 EX, 3 carte che, devo dire la verità, mi piacciono molto perché sono belle tutte e tre, però desideravo qualcosina di più forse. Per come eravamo partiti, soprattutto mi sarebbe piaciuto veramente esagerare. Però sono curioso di sapere la vostra. Voi avete mai preso un'intera confezione di mini tin? E se sì, che cosa ci avete trovato? Ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se non vi siete ancora iscritti, arrivate alla fine del video, non so più cosa fare.